Salve a tutti ragazzi, sono sempre Vincenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera allenatore con l'FK Lofoten e sì, probabilmente ci troviamo davanti all'ultimo finale di stagione, ma forse no. Eh no, in realtà sì, perché se il prossimo anno si inizia a gennaio, arriviamo in finale di Champions a maggio, poi la finale di Supercoppa c'è in estate. Eh sì ragazzi, questo è ufficialmente l'ultimo finale di stagione. Porca miseria, io non ci posso credere che stiamo arrivando alla fine. E come la chiudiamo? Finale di Coppa di Norvegia? Finale di girone di Champions League. In realtà la partita contro la Dinamo ce la andiamo a giocare, perché la nostra situazione in classifica è sicura. Siamo passati agli ottavi, ma non voglio rischiare di passare come secondo, perché è vero che noi l'Atletico Madrid abbiamo battuto 4-1, poi ci abbiamo perso 2-3, ma purtroppo non ricordo la precedenza. Vero, la differenza reti, ragazzi, è a nostro favorissimo, quindi in realtà potremmo pure andarla a simulare. Magari ci facciamo solamente il primo tempo. Andiamo dentro con la finale contro il Tromso. Vediamo se c'è qualcuno che mi chiede di giocare. Volevo dirle che sono un po' preoccupato. Nipan, vabbè, non so cosa vogliate. Grazie ancora per essere qui con me, raga, eh. Lo apprezzo tantissimo. Andiamo a portarci a casa questa finale. Cuffiette alle orecchie. Come ce la gestiamo? Ce la gestiamo con i titolari, sinceramente. Faccio riposare solamente chi è stanco, in questo caso Videl. Qui lo facciamo giocare, mi porto dietro loro. Anche se mi piacerebbe far alzare la coppa eventualmente a Yertodal o a Breivik. Andiamo in campo così, ma dobbiamo fare chiaramente l'imprevisto. Dovesse uscire l'imprevisto della community, che è vuoto, tireremo di nuovo i dadi. 3-2-1. Bop, infortunio, ma no, sei Breivik, ve lo dico subito, sei Breivik, nada, Madonna, ci hanno provato, sti balordi, è Leo. E allora a questo punto, dentro Videl. Andiamo in campo così, signori, sempre sul pezzo, forza, FK Lofoten. Haraldsson, al limite dell'area, lo proviamo questo destro giro, proviamolo, no trighe, l'incubo trighe. Dai, schema! Pesman! Con un gollone! Mamma mia! D'altronde, schema provato in allenamento. Che funziona! Bellissimo! Poi di destro, Pesman! Che bomba sotto l'incrocio! Niente da fare... No, non proprio sotto l'incrocio, ma niente da fare per trighe. Vai, ragazzi, abbiamo tutti un unico obiettivo. Far alzare la Coppa Breivik. Yrtudal! Che te sei inventato! Per Isaacson! 13 minuti! E siamo avanti 2-0! Assist di Yrtudal! Gollone di Isaacson! Dai, facciamolo un po' di... Facciamolo qualche gol brutto, dai però! Dai, Yrto! Da fuori! Trighe! Ve lo posso dire, ragazzi! È agosto! La carriera dura da tanto tempo! Questa è l'ennesima partita di Coppa di Norvegia! E io mi sto divertendo. Ditemi voi cosa significa questo. O che sono malato, che ci potrebbe pure sta. O che amo questi ragazzi e questo progetto. Breivik, mettila bene in mezzo. Madonna, non era male. Yrto la tiene? No. La tiene Ien. Pesman, Yrto. Haraldsson. È buona. Trighe, scusate. Ah, raga, e ho già visto nei commenti che qualcuno di voi vorrebbe il best of di questa carriera, ma oltre ad essere una carriera lunghissima, con episodi, con tantissimi episodi, io sinceramente non mi sono segnato nulla. Non riuscirei da solo a rivedermi tutti gli episodi e a segnarmi tutti i migliori momenti. E ce ne sono stati parecchi, quindi ho bisogno del vostro aiuto, se no non si fa purtroppo. Bravo, Videl. Breivik. Mettila bene, l'hai visto? Breivik è l'unico che in questo gioco sa mettere il cross in mezzo comunque. Cioè, sarà un motivo il fatto che sia decisamente baciato dal signore. Videl, io non ho capito cosa straminchia hai fatto, se posso essere sincero. Bravo, Ruttone. Mamma, Breivikone. Knudsen alla battuta dell'angolo, dalle parti di Isaacson. La palla finisce a Jelert. Yrtudal la controlla. La controlla! Che insensibili. Ma no, Yrto. Ma guarda che sarà fallo, non rigore. No, non è fallo, però che palle. Valverde. Suka.
Ma sono tipo 6 rigori consecutivi che paro. Eccoci qua. Vabbè, ci voleva un bel twist. A Valverde, tacci tua. Il sistema al rigore parato da Rutto non era concepito. Sostione Breivik. Sostione Breivik. Sostione Breivik. Sostione Breivik. Sostione Breivik. Sostione Breivik. Attenzione Breivik. Niente. Mamma mia, Ien. Virtodal. Guarda che azione abbiamo fatto, ragazzi. Ma porcaccio il miseriaccio. Affangulo. Scusate. Scusa, ma io quanto mi sto divertendo, porca miseria. Isaacson, 3-1. Scusate, mi è scappato, però ci stava. Altra chiusura difensiva di Breivik. Listowski, sì, è così che si fa. Dammi sta palla, Capitan Breivik, ragazzi. Commovente, Capitan Breivik. Vinciamo il nostro terzo vaso di Norvegia. Terzo portafiori? Credo di sì. Doppietta di Isaacson e gol di Tessman. La cosa importante è che l'alza questo signore qua, Breivik. E dopo questa partita riusciremo a far arrivare al 71. Un giorno mi piacerebbe... non so, probabilmente non tornerà neanche più sul gioco, ragazzi. Bisogna essere sinceri. Ormai non c'è più. Alzala, capitano. Alzala, sei entrato nella leggenda. Sei entrato nella storia. Tutto compenetrato il nostro Breivik. Alza la Coppa di Norvegia, ragazzo. Tra l'altro prestazione la sua notevole, 7,6. Potevate dargli di più, eh. Isaacson ovviamente migliore in campo. Bene Tessman, bene Yertodal. Ancora assolutamente in formissima il ragazzo. Potrebbe tranquillamente essere il titolare in un'ipotetica finale di Champions. L'ho detto. Oddio, non ho fatto riposare. Cos'è? La premiazione, anzi, la parata in strada. Come sempre. No, come sempre no, magari, non è sempre stato così. Campioni di Norvegia, double. Sia campionato, sia coppa. Purtroppo manca la Coppa Europea. E quando l'abbiamo vinta, purtroppo, è mancata la Coppa di Norvegia. La mia carriera. Siamo a 4 campionati vinti, 3 coppe nazionali. Abbiamo vinto poi un'Europa League, Supercoppe. La Supercoppa l'abbiamo persa, poi mi sa. Ma io in questo caso, che incarichi ci sarebbero? Non ci sono incarichi. Partita contro la Dinamo. Come detto, ci andiamo a fare magari i primi 45 minuti. Facciamo un po' di cambi. Knudsen titolare, Yeboah, Reitan Sunde e Zach. Vidal non può giocare, facciamo giocare Cree. Sulla destra invece Scalli. Breivik lo portiamo comunque in panchina. Non mi interessa, ovviamente. Direi che possiamo andare in campo con questa formazione. Prima però, ovviamente, imprevisti. 3-2-1. Il dio del tuono dalla nostra parte. Comodi comodi quest'oggi. Si va in campo, sempre sul pezzo. Forse FK Lofoten. Ragazzi, ma voi vi rendete conto dell'azione che abbiamo fatto nello stretto? Poi non ho beccato la porta con McGlynn. Però abbiamo fatto una giocata sensazionale. No, Leo, ti sei addormentato, fratello. Rutto, che uscita. Come ha chiuso lo specchio. Bravo, io. Porca miseria. Ma come l'hai chiuso, fratello? Fammi vedere. Ma che è? Breakdance? Breakdance norvegese, chiaramente. Guardalo qua. Mamma Yulman. Che giocatore. Oppela. Via. Tra l'altro, non gli si è scompigliato mezzo capello. È pazzesco questo giocatore. Pazzesco. Sai che devo fare la miniatura. Oh, là. Così mi piace. McGlynn. Bello l'avanzata di Cree. Reitan Sunde. La fa passare. Ce l'ha sul destro. Lo prova. Con Knudsen che si è messo in mezzo. Zach. Bobone. Morgun la para e la blocca. Porco miseria, Ruto su Vanat. Dai, teniamo, ragazzi. A noi ci basta un pareggio, va benissimo. Occhio Knudsen. È la mattonella, Knu. È la mattonella del bagno. Morgun, scusate, grande parata. Dai, para questa, Morgun. L'incornata di Bobo. Becca di sto colpo di testa.
Bellissimo, siamo avanti. Io non lo so, ragazzi, non lo so cosa mi prende. Io ho questo problemuccio. C'ho questo problema. Povero Leo. Poi sempre con Leo. Sempre con Leo ce la prendiamo. Povero Leo, povero Leo, povero Leo. Mansveld, difensore centrale. Espulso Leo. Che salterà l'andata degli ottavi perché sono un deficiente. Ma io dovevo andare a simularla poi la seconda frazione. Però la sto giocando per onorare la Dinamo, che comunque sta lottando, e per onorare la Champions. Bella. Bella. Pareggio Dinamo con Vanat. Rivediamo da qui. Pallone eccitante quasi del numero 2 della Dinamo Kiev. Bellissimo anche il movimento di Vana. Non è Knudsen. Mi scappa uno starnuto. Riprovaci. Bah, che tiraccio. Knudsen, taglia tutto. Taglia tutto, Knu. Taglia tutto. Taglia... No, vabbè, madonna mia. Quanto sei moscio e morbido. Non sei cambiato comunque, Knudsen, eh. Te vogliamo bene, ma non sei cambiato per nulla. Cresci di overall. Oh, mortacci vostri. In che merdaio mi sono andato a infilare. Oh, non gliela rubi più adesso, eh. Santo cielo. Non è che se ho uno in meno non posso più fare un intervento. Oddio. Prima rete della partita. No, l'Atletico è in vantaggio. Boniface. Boniface de merd. Morgun. Facciamo entrare Tessman al posto di Meglin. Hulman. Ancora per Bobo. Se... lo so. Chi di mano perisce, di mano ferisce. Suka. Bobolo. Bobolone. Oggi tiriamo un rigorino, eh. Ucaz. Tira sta sleppa. Boom! Siamo di nuovo in vantaggio. Primo posto nel girone. Doppietta di Bobo. Che resterà negli annali. E della storia, sia del canale, sia di questa carriera. Trascinatore. Partiva come sostituto, partiva. Come primo sostituto di Erabi. Ma sapevo che ci avrebbe potuto dare qualcosa di più. E ce l'ha dato, ci ha dato fisicità, ci ha dato intensità. Ci ha dato... Gol. Oh, sì, ci ha dato tanti gol. Facciamo entrare Nipan. Hulman, la mette in mezzo. Dove c'è Bobo? Non mi dà Tessman, però. Non mi dava Tessman. Quel figlio di una maletta. Mansverk. Masverk! Palla fuori. Sarebbe finita. Finisce qua, ragazzi. Battiamo la Dinamo anche con un uomo in meno. E siamo primi nel girone. Ottimo girone. Non era semplice. Era il girone della morte. E ci siamo comportati alla grande. A parte un paio di volte in cui non siamo stati troppo lì con la testa. Atletico Madrid ha battuto il Chelsea. Quindi veramente non vincere... Non portarsi a casa nemmeno un punto in questa partita sarebbe stato veramente, veramente un gran peccato. Quindi... No, ma cosa ho appena visto? Ma cosa ho appena... Ma come la Juventus, ragazzi? Cioè, ma dai, veramente, potevo beccare lo Shakhtar, potevo beccare il... Vabbè, il Salisburgo, potevo beccare il Siviglia. La Juventus, come abbiamo una sfiga comunque, ragazzi. Ci abbiamo una sfiga. Ah, Atletico Madrid, chi ha beccato? Il Napoli. Sempre tosto in questo periodo della carriera allenatore. Sempre molto molto tosto, però picchia, ragazzi. A questo punto, raga, noi siamo prontissimi per andare a chiudere questa stagione. Questa ennesima stagione. Siamo nel dicembre 2029. Se penso che a volte queste challenge ve le porto tutte in un episodio, impazzisco. Andiamo a vedere un pochettino di dati generali della stagione. Rutto comunque si è fatto più 2 in questa stagione. Mi è diventato un 84. Cree 83. Contratto in scadenza Breivik. Ma è diventato un 71 Breivik. È diventato un 71. Dai, diventami un 72. Fammi sto piacere. Videl dovrebbe essere... Cresce all'82. Ottimo. Io in 83. Cree è in 81. Leo
Speriamo più che altro che Leo non si blocchi dal punto di vista fisico, no? Avete presente quel banchettino? Anche lui può diventare un 82. Scali 81, Yel 83. Non è contento del tempo di gioco, Yel. Poca sta cippa e diventa un 84, grazie. Human è diventato un 85. Acquistone, eh. Decisamente un acquistone lui. Ma sono molto contento del mio centrocampo. Mansverk, però è arrivato il momento di mettersi un bel turnover, eh. Che cazzarola. Sono molto molto contento del mio centrocampo. Pochi gol. Sì, Testman 4. Però fanno più che altro della legna. Meglin invece 8 assist. Molto molto bene. Yerto Dal, contratto in scadenza. Oh, ma come nessun prolungamento? Yerto, mannoggia tuo, mannoggia. Un anno, porca miseria, sei con noi dall'inizio. Vergognoso che non sei altro. Nipal è diventato un 90. 5 gol e 7 assist. Però come potete vedere, ragazzi, le partite giocate sono veramente poche. Cioè 16 presenze in campionato. Considerate che Knudsen ne ha fatte 18. Simulando così tanto, è chiaro che non siamo riusciti a far giocare troppe partite a tutti quanti. Ma ci sta, lo sapevamo. Ethan Sunde, 6 gol e 7 assist. Impalu, 5 gol, 11 assist. Haraldsson, 15 gol e 1 assist. Direi molto bene da questo punto di vista. Poi Impalu sta calando come... Ma va, scusate, va là. Bobo, 16 gol e 4 assist. Isaacson, 18 gol e 4 assist. Davvero una bella coppia d'attacco. Assortita. Ci piace, ci piace, ci piace. Quindi alla fine il nostro capocannoniere Isaacson con sotto Bobo e Haraldsson. E assistman e Impalu. Reti inviolate. Brutto con 14. Ragazzi, si va a chiudere questa stagione con la vittoria dell'Elite Serien e della Coppa di Norvegia che non ho assolutamente intenzione di leggere. E ci siamo! E ci siamo, raga! Tra l'altro, come ben sapete, siamo a gennaio, ma... Signori, non si prende... Allora, Ian... io non volevo fare calciomercato effettivamente, però Ian ha chiesto la cessione, no? Cioè non vorrei che il mio overall allenatore poi ha chiesto di essere ceduto. Porca miseria, Ian ha chiesto di essere ceduto. Ma io in difesa chi posso prendere? Ostigard è l'unico, ragazzi. O prendiamo lui, cioè il ritorno di Leo. Però Ian dà troppa fisicità, ragazzi. Andremo a perdere veramente troppo, troppo in fisicità. Provo a fare magari un check di nordici. Ma non che poi nordici. In realtà abbiamo la possibilità di prendere da parecchi posti adesso. Perché abbiamo anche il Ghana. Abbiamo anche la Nigeria. Proviamo ad andare a vedere in questi posti qua. Se no, ragazzi, io non lo vendo, Ian. Assolutamente no. Però così su due piedi, ragazzi, i giocatori devono essere almeno... Mohamed Salisu... Clausola rescissoria di 51 milioni, ma vuol dire che sarà almeno sarà 81-82. Nigeria. Vediamo. Secondo me non c'è nulla. Non mi ricordo se avevo già guardato, ma... no, ragazzi. Christensen. Che ha 33 anni. Eh sì, ragazzi, lui è l'unico. È un po' in là con l'età, però come sostituto, che vedevo di... Probabilmente andrà in calo, probabilmente alla fine della carriera. Andiamo magari a vedere un po' di dati. Fammi vedere un secondo, perché se c'ha 4 di velocità, 5 di agilità... C'è 57, velocità scatto 82, agilità 63. Ragazzi, io ho paura, ho semplicemente paura che mi rompano le palle. Ieri lo andiamo a vendere. Non avrei voluto farlo, ma lo vendiamo. Avevo detto che non avrei fatto più colpi di mercato, né acquisti, né niente. Però in questo caso le cose cambiano. Perché purtroppo sapete bene che l'overall allenatore rischia di calare anche solo se un giocatore si lamenta. Quindi meglio levarselo dalle palle. Sì, allora, di base non lo andrei a prendere. Perché a 33 anni so che il prossimo giovedì è già calato di un punto overall. Però il fatto invece, idealmente, no, di avere un giocatore così esperto... Beh sì, ma voi veramente siete dei rincoglioniti totali, ma perché mi avete preso? Di avere un giocatore così esperto, visto che dobbiamo andare a vincere la Champions, mi piace. Anche se mi cala un pochettino. Da questo punto di vista il gioco deve imparare ancora tantissimo.
lui ovviamente vuole importante. Se un giocatore ha 33 anni, gioca ancora a livelli alti, farlo calare secondo me è un po' esagerato. Capisco che atleticamente magari qualcosina può venire a mancare, però il fatto che cali a picco di overall, secondo me ha poco senso. Lo andiamo a scoprire subito, ma non rimaniamoci male, ragazzi. Dovesse succedere. 5 settimane. Avrei sperato qualcosina di più, però, ragazzi. Pace. A questo punto, ragazzi, noi possiamo tranquillamente andare avanti. Ci salutiamo. Oh, Ien venduto. Perfetto. L'overall allenatore è sceso. C'è qualcun altro? Ma c'è qualcun altro che si sta lamentando? Tipo Cree? Posso bloccare le offerte? Sì, ok. Non lo vendo, ovviamente. Io voglio che questa sia la mia formazione finale, ragazzi. Nient'altro. Mi prenderete sicuramente per matto. Non fare acquisti potrebbe essere una pazzia, ma è la nostra ultima stagione e voglio dare importanza a questi ragazzi che secondo me se lo meritano. L'unico appunto era Ien che ha chiesto la cessione. Detto questo, viaggiamo spediti verso la partita contro la Juventus che vedremo chiaramente nel prossimo episodio. Cosa succederà adesso, raga? Ogni episodio una doppia partita, quindi dovessimo vincere chiaramente con la Juventus, ci vedremo nel prossimo episodio i quarti. Dovessimo andare avanti nel prossimo episodio ancora semifinali e poi eventualmente la finale di Champions in un unico episodio. Questo perché? Perché voglio lasciarvi tanti highlights per godervi quest'ultimo nostro percorso e momento insieme. Ci siamo! Non vi faccio spoiler sulla formazione della Juventus, ma vi do appuntamento al prossimo episodio. Ci vediamo fra qualche giorno, raga. Mi raccomando, siateci, perché possiamo fare la storia o possiamo anche chiudere questa fantastica carriera così, senza la possibilità di riuscire a vincere la Champions. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.